no, non è la mia prima esperienza cinematografica, ho già avuto altre esperienze, ho già in precedenza fatto due film con Nini Grassia, questo è il terzo, e poi ho lavorato anche per una fiction televisiva per la regia di Dino Risi, quindi insomma, diciamo che la mia esperienza è prettamente televisiva, però anche il campo cinematografico mi affascina moltissimo, è bello interpretare un ruolo, è bello recitare, entrare in un personaggio diverso da quello che sei, quindi metterti alla prova, entrare in gioco in qualche modo. Paola! Cosa possiamo dire? Beh, io devo dire una cosa, che comunque mi sono trovata molto bene a recitare con Karim, perché ognuno di noi insomma, è stato molto professionale, molto... ti sei trovato bene a recitare con me? Ragazzi è bellissimo, quindi come si può fare? L'ho anche baciata, scusa. Vabbè, per dice. Copione, per copione. Copione. Finalmente, ecco, giusto. Giusto, per copione. Perciò adesso nascerà sicuramente una bella amicizia dopo aver lavorato insieme. Certo. Stop. Giusto, Karim? Ok. Professionalmente parlando. Professionalmente si parla. Mamma, che figa. Il mio tipo di donna ideale non c'è, non ha canoni di bellezza, è quella donna che... quando la vedo mi fa impazzire, mi fa ricordare di lei quando non è presente, non è vicino a me. Quella che un giorno deciderò di sposare, ovviamente. Ah, faccio intelligente, un bel. Non c'è tanto che che fumo sei? Che è, mettilo! Beh, che faccio? Uno un canna! E l'altro li metti! Che faccio? Ognuno canna! Autore interprete della canzone Nulla ti cante e in questa occasione anche attore. Che cosa provi come prima esperienza a fare l'attore in questo film? Ma per me è un'esperienza importantissima, anche perché è la prima. Io sono quello lì che cerca sempre emozioni, io vivo questa arte per, innanzitutto per emozioni, per brividi, e devo dire che questo è un brivido nuovo, come quando è successo la prima volta che ho preso il microfono in mano e ho iniziato a cantare. Sto veramente assumendo la stessa sensazione di allora. Vai, azione! Partito! Azione! Vai, 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 vai! Controllo! Vieni tu! Basta! Ok, via, via, via! Cioè, il fatto, tu non li vuoi fare, non gli vuoi dire niente per il momento, che cazzo, appena entri gli amici tuo padre deve morire! Neanche loro, se chiedi a un medico che sta qui, neanche lui fa in genere fa così, ti lo dici in un'altra maniera e ti prepara direttamente a bar. Però lo dice in un'altra maniera. Sei pronto? Il mio ruolo in questo film è molto bello, passa dal drammatico al cattivo a quello che deve difendersi, comunque una persona che si ritrova ad essere protagonista di una cosa che non ha mai fatto e deve lottare con la vita avendo moglie e figli e difendendo anche la propria famiglia. Siamo bravi. No, d'amore, un bacio di luce, un bacio sulla fronte, sì, non ti preoccupare. Sì. Sulle labbra, sulla fronte? Sì, sì. Venga, basta della ragazza, vota! Questo è il secondo film d'azione che faccio, il primo è stato il Burattinaio in America, poi adesso faccio questo film d'azione basato su una storia di un giovane che per motivi particolari è costretto a scappare perché si troverà implicato in situazioni molto più grandi di lui, cioè situazioni che lui purtroppo dovrà accettare perché solo così avrà un guadagno facile e quindi entrando in una certa situazione
camorristica, poi alla fine insomma, c'è sempre la regola del bene sul male.